Benvenuti, aspiranti eroi! Un poro mi ha detto che volete diventare degli avventurieri come Brown, eh? Non vi biasimo, ma attenzione! Non si entra con facilità nelle terre gelide se impreparati! Se vi imbatteste in una valanga o in un branco di lupi o... dimenticaste il maglione a casa! Brown non se lo perdonerebbe! Se volete diventare gli eroi del Freljord, Brown dovrà prima farvi da guida. Andiamo! Bene, a una prima occhiata, il Freljord potrebbe sembrare solo gelo e neve, ma quella è solo la punta dell'iceberg. Guardate bene, scoprirete vita e colori ovunque. E cielo, sotto i piedi, e a volte anche in qualche nascondiglio segreto. Lezione numero 2. Se vi ritrovate in un vicolo cieco, guardate meglio. Presto avrete la vista acuta come un falco del gelo. Oh, a proposito, dovrei mettervi in guardia sulla nostra... fauna locale. Hai visto? Tranquilli, krug isolati o mandri di Elno che sono innocui. Sono le creature più grandi a cui bisogna stare attenti. Qualcuna cercherà di ammazzarvi? Assolutamente! Ma altre potrebbero rivelarsi alleate, come orchi. Vediamo cosa sapete fare. Il che ci porta alla lezione numero 3. Gli amici sono la vostra più grande forza. Ma a quanto pare lo sapevate già. Sì, ma certo! L'amicizia è una cosa magica, vero? Beh, il Freljord è pieno di magia. Le leggende parlano di un'antica razza che somiglia a dei poro giganti. Usavano la magia per fare tutto: creare arte, suonare e andare in giro. Più veloce di Anivia! Per la lezione numero 4 prendiamo esempio da loro. Anche i più prodi avventurieri non devono mai dimenticare di divertirsi. Sapete, così! Per tutti i Trubask, è la guardia del gelo, la fortezza della strega dei ghiacci. Credetemi, piccoli eroi, vi conviene non finire lì dentro. E non solo perché Lissandra ha un pessimo gusto in fatto di arredamento. È meglio tenersi a distanza, per ora. Beh, direi che abbiamo finito. Ehi! Un attimo! Ho dimenticato di dirvi la lezione numero 1! Allora, siete pronti per la lezione più importante di tutte? Beh, io... Oh no, Brown non ricorda la lezione più importante di tutte. Ma ve lo dirò più avanti. Insomma, sono certo che ci rivedremo se non vi fate divorare dagli artigli selvaggi. Fino ad allora, piccoli eroi, buona fortuna per le vostre avventure e benvenuti nel Freljord!